una cena di beneficenza con le stelle, non solo per la presenza degli chef stellati che hanno potuto cucinare prelibatezze uniche, ma anche per la meravigliosa atmosfera creata nel piazzale dell'Emiciclo, dove è stato organizzato l'evento. Altissima la partecipazione, non solo per degustare dei piatti unici, ma soprattutto per la causa. Infatti, l'intero ricavato è stato donato alla Caritas parrocchiale di Coppito. Quando William mi ha interpellato, io quasi non ci credevo e ho rispettato molto questo suo invito e devo dire commossa, abbiamo organizzato il tutto grazie a voi, grazie a lui e agli altri colleghi e siamo proprio contentissimi, ci sembra un sogno di questa solidarietà. È una serata particolare, è una, diciamo, ho visto che hanno ricevuto tutti questo messaggio e questo ci dà la possibilità di andare avanti, aiutare le famiglie che aspettano con ansia. Qualcuno ha già detto: signora, adesso ci vorrà aiutare ancora più. Quindi sarà devoluto a favore di famiglie anche conosciute, famiglie della zona. Sì, abbiamo Coppito 2, Coppito 3, ci sono famiglie anche di Amatrice e adesso devo dire la verità che abbiamo più famiglie aquilane, quindi abbiamo delle famiglie che purtroppo col terremoto hanno perso il lavoro, hanno perso la casa. Grazie all'idea dello chef William Zonfa e alla disponibilità della Regione Abruzzo, gli chef che hanno voluto partecipare sono stati Nicola Fossaceca, Arcangelo Tinari, Davide Pezzuto e Marcello Spadone. Il pane servito è stato quello del celebre Nico Romito. I prodotti dell'artigianato locale sono stati offerti da Mauro De Paulis e Gregorio Rotolo. Hanno inoltre partecipato anche i ragazzi della Scuola Alberghiero dell'Aquila. A incoronare questa magica serata sono state le note del cantante aquilano Simone Cocciglia. Idea vincente quella dello chef William Zonfa, che con la sua professionalità riesce ad essere sempre vicino a molte associazioni che si prendono cura dei meno fortunati. La Caritas nella figura della signora Tilde è stata un po' spiazzata, perché in realtà lei è stata sempre una persona che è stata abituata a cercare, invece è stata cercata da me, mi è stata consigliata come una persona che realmente quello che gli viene dato per beneficenza arriva realmente a chi ne ha bisogno, quindi siamo e sono contento proprio per questa bellissima cosa. Ho voluto, diciamo, aprire la cena con qualcosa che raccontasse e trattenesse quello che sono i valori fondamentali del nostro territorio, la tradizione. Uno quando parla di tradizione in Abruzzo pensa sicuramente ai salumi e formaggi, quindi abbiamo aperto con questa grande semplicità ma grande territorialismo, realizzare due grandi artigiani, Gregorio Rodolo e Mauro De Paulis, che entrambi hanno portato questi grandi prodotti che producono. E poi la grande collaborazione, insomma, di tutti gli chef stellati che hanno dato veramente vita a quello che è l'innovazione dei prodotti del nostro territorio.